Cara Michela, provo a scriverti questa lettera per farti capire il mondo in cui sono costretto a vivere. Ho tutte queste sensazioni che mi disturbano, in continuazione mi disturbano. Dobbiamo fare qualcosa, eh? Tu non puoi stare così. Dov'è Michela? Dovevo morire io quella notte, non dovevo morire lei! Il silenzio fa dimenticare. Con lei è arrivata la musica. Papà, tu mi stai facendo preoccupare così? Nonostante la malattia, sei fortunato. Perché puoi viaggiare indietro e ritrovarti in un punto della tua vita dove la mente ti porta. Perché non riprendi a suonare? Perché? Te lo devo spiegare. Bisogna trovare la musica. Hai capito, Mario? La musica, Mario! La musica! Se è vero che io sono giocattolo scassato, quella è colpa mia. Però ti prego, mo tu non devi pensare più al passato. Tu non hai paura di dimenticare, hai paura di ricordare, di rivedere ciò che ricordi, dalla tua vita che hai deciso di lasciarti alle spalle, dai tuoi affetti. Il passato si chiama così perché è passato e non si può cambiare. Non è vero. Non è vero, non è vero.